In quale e in quante lingue è stata scritta la Bibbia? La Bibbia è stata scritta in lingue diverse. Il Nuovo Testamento, che racconta la storia di Gesù, è stato scritto in greco. L'Antico Testamento ha come lingua principale l'ebraico, ma alcuni brani sono stati scritti in aramaico e in greco. I primi cinque libri della Bibbia, che formano la Torah, furono tradotti dall'ebraico al greco nel III secolo a.C. Questa traduzione si chiama la Settanta e, secondo alcuni documenti, sarebbe stata tradotta dall'ebraico al greco da 72 saggi ad Alessandria d'Egitto. La leggenda narra che ogni saggio, lavorando per conto proprio in una cella isolata alla stessa traduzione, si è giunto a tradurre nello stesso modo senza comunicare con gli altri. Nel IV secolo d.C., San Girolamo tradusse tutta la Bibbia in latino, un lavoro immenso, durato 23 anni. La Bibbia di Girolamo fu chiamata Vulgata, dal latino vulgus, popolo, e fu utilizzata per tantissimi anni. Oggi la Bibbia è tradotta in più di 400 lingue e viene spesso aggiornata. Gli studiosi della Bibbia, infatti, scoprono continuamente nuovi significati delle parole e dei versi, e le traduzioni cambiano. Cambia anche il modo di interpretare la Bibbia, cioè di capire quale sia il messaggio che racconta. I racconti della Bibbia non vanno presi alla lettera, ma interpretati. Sono stati scritti in epoche storiche molto diverse e lontane, e quindi bisogna capire cosa volesse dire l'autore ispirato in quel momento.